Ciao e benvenuti a questo quarto e penultimo episodio di Tips and Tricks sulla colorazione digitale. Io sono Noemi Tedeschi, illustratrice per board game e videogame, e ci siamo lasciati nel mezzo del passaggio più importante dell'illustrazione, che è l'overpainting. Quindi continuiamo dove ci eravamo lasciati. Avevamo parlato di quello che era l'overpainting per il viso del personaggio e ora dobbiamo approcciarci a quello che è tutto e solo il suo corpo e successivamente, nell'ultima puntata, parleremo di quello che è l'ambiente. Come vedete, in questa fase io sto cercando di occuparmi di più di quelle che sono le ombre nel dettaglio e di conseguenza di valorizzare di più i materiali che ho scelto. In questo caso il colletto dovrà sembrare infine un oggetto simil gomma, ok? Quindi con una certa lucentezza, un certo riflesso e quindi vediamo come raggiungere questo dettaglio attraverso semplicemente l'utilizzo di ombre e luci contrastanti. Per ottenere un effetto riflettente, quello che dobbiamo andare a fare è creare una zona molto più luminosa, molto più chiara del resto, del resto della superficie. Addirittura diciamo avvicinandoci molto a quello che è il bianco, nonostante il colletto sia molto scuro, nel momento in cui la luce tocca questa superficie riflettente, il risultato è una zona molto molto chiara e molto molto bianca rispetto al resto. Come vedete, con queste pochissime veloci modifiche, il colletto sta assumendo già un altro aspetto, sembra fatto di un altro materiale, o meglio, sembra appartenere a un materiale specifico che non è semplicemente un materiale base con un'ombra e una luce a seconda della direzione da cui proviene la nostra fonte di luce, ma inizia a comportarsi come un materiale reale. Queste sembrano quasi piccolezze, no? Nella grandezza delle illustrazioni, ma in realtà è quello che poi va a definire effettivamente il valore dell'illustrazione, cioè quanto poi l'illustrazione funzionerà alla fine della lavorazione che vi andremo a fare sopra. Thank you.
Come vedete, anche attraverso questi piccolissimi tocchi di luce qui e là, il disegno inizia a sembrare molto più tridimensionale di quello che era in precedenza. Nonostante avessimo già lavorato sulle ombre molto genericamente, quello che davvero andrà a dare il nostro effetto tridimensionale, quindi un effetto più vivo all'illustrazione, sarà questo passaggio qui. Ora qui in particolare, ad esempio per il mantello, poiché a un certo punto si piega su se stesso spinto dal vento, in quella parte ovviamente il colore dovrà essere più scuro perché siamo in una zona più ombreggiata rispetto al resto. Quindi ora sto lavorando in quel senso per definire un po' più la tridimensionalità del cappotto. Come vedete, le pieghe del mantello non sono troppo evidenti perché si tratta di una superficie abbastanza rigida, tenuta ancora più rigida dal fatto che sotto c'è una mantella, per cui di conseguenza non si muoverà al vento in maniera troppo accentuata, e per cui il momento in cui si va a lavorare sulle ombre saranno ombre abbastanza tenui. Ok, ora passiamo a occuparci di quella che è la cerniera, quindi una superficie metallica altamente riflettente, per cui nel punto di massima riflettenza quello che succede è che il colore andrà a bruciarsi, quindi molto vicino al bianco, molto molto saturo. Come vedete nella color wheel, nella ruota di colori in alto a destra, è un colore molto vicino al bianco e spostato tutto a destra. Questo vuol dire che è il colore più saturo che si può trovare per quella tonalità di colore. Ovviamente nel momento in cui giochi con la luce è una buona idea andare a rafforzare le ombre per far sì che il contrasto funzioni meglio. Stessa cosa sto facendo ovviamente con il perno metallico che collega Bimba alla sacca con dentro Mastermind, il nostro cervello dell'operazione, che è metallico anch'esso, e successivamente andiamo a trattare proprio il cervellino. Ok, nuovo materiale, quindi il vetro della sacca contenente Mastermind, il nostro cervellino dell'operazione. Di conseguenza, nuovo materiale, nuovo approccio della luce. Il vetro è riflettente, quindi tenderà nel punto, di nuovo di massima riflettenza a cancellare quello che c'è sotto. Infatti, se vedete nel riflessino, praticamente dove si trova il riflessino, Mastermind è cancellato, cioè completamente coperto dal bianco del riflesso. E quindi andando con un leggero tocco di colore sbiadiamo l'oggetto che è all'interno del vetro e quindi aggiungiamo vividezza al materiale stesso, al vetro stesso. Sembra più reale, come vedete, senza e con la differenza è veramente massima, è imparagonabile. Per questo, questo livello in particolare è quello che veramente definirà poi la qualità dell'illustrazione alla fine del gioco. I pantaloni, che dovrebbero essere una specie di leggings super tecnologici, sono anch'essi riflettenti, quindi abbiamo questi piccoli sprazzi di bianco, che contribuiscono a dare l'idea di una superficie un po' riflettente, non trasparente come nel caso del vetro, ma riflettente al punto giusto,
Ancora una volta quello che funziona è il contrasto fra questi riflessi molto chiari che noi mettiamo e lo scuro, la parte più scura del resto del materiale. Per cui infatti successivamente andrò a lavorare proprio sulla parte più scura per far sì che risalti un po' di più il riflesso. Come vedete, questa parte nera del cappotto è la stessa che ritroviamo sul colletto, quindi dovrà essere lo stesso materiale gommoso e dovrà comportarsi nello stesso modo per quanto riguarda la luce. Come vedete è anche abbastanza abbozzato il tutto, almeno in questa fase qui. E può sembrare troppo schiacciato se è, diciamo, se l'immagine è zoomata, ma appena viene dezoomata, quindi appena torniamo nella totalità dell'immagine, vediamo che funziona molto bene e non dà fastidio. Quindi questo qui era tutto per quello che riguarda il personaggio. La prossima volta, nell'ultimo episodio, ci occuperemo del background. Questi erano sempre i 30 secondi dell'immagine completa e dopodiché ecco qui il risultato finale. Quindi questo risultato finale lo raggiungeremo la prossima volta nell'ultimo episodio di Tips and Tricks. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento per l'ultimo episodio.